Amici di Corse di Moto TV, siamo al Piero Taruffi di Vallelunga perché è iniziata la Coppa Italia e nella Pirelli 1000, guarda qui da Le Mans diretto, fresco, chi c'è? Cristian Gamarino, ciao Cri. Ciao ragazzi, ma allora, fresco da Le Mans è un parolone. Comunque sì, sono contento di essere qua alla Pirelli Cup. Abbiamo abbracciato questa nuova sfida col Cava qua in Italia che è pochissimo utilizzato. Quindi ero molto contento e molto curioso di provare questa moto sulle piste italiane perché la conosco molto bene, ma sempre in ottica mondiale endurance, quindi contento e carico. Allora, il team è l'MC7 Corse, team col quale Cristian sta correndo negli ultimi anni. Appena arrivato qui a Vallelunga, no, l'ho salutato, mi ha detto: hai visto? Ho fatto prendere il Cava il posto dell'aprile all'MC7. È vero, sei pilota ufficiale Kawasaki, d'altronde era dovuto. Ecco, raccontami come sta andando questa esperienza, perché tu campione del mondo 2023 nelle WC, ma quest'anno si dice sempre, no, quando il pilota passa ufficiale sente subito una positività. È vero? Come si sta nel team ufficiale? Come è andata Le Mans? Sì, allora sicuramente essendo in un team ufficiale più responsabilità, un po' più pressioni, perché comunque c'è la gente importante dentro il box che dice allora quest'anno facciamo bene eccetera, e tu dici sì, però si sta bene perché comunque è una situazione appunto di prestigio, anche quelli dei lavori ti guardano con un occhio diverso e quindi c'hai un ruolo più importante, no? Sono contento, adesso qui siamo, quest'inverno quando ho firmato con il capo ufficiale ho chiamato MC7 e gli ho detto mi sa che dobbiamo cambiare l'Aprilia, e loro sono presi un po' male, però abbiamo fatto solo 2 giorni di testa a Cremona, in realtà siamo molto freschi col pacchetto, però ho fatto subito 32.8 nella nuova Cremona che secondo me è un buon riferimento. Qui a Vallelunga abbiamo avuto un po' la sfortuna che nelle prove libere è piovuto, però comunque 37.8 non è male, pronti via, anzi in realtà è meglio di come ho girato con Aprilia, quindi sono gli altri che vanno forte perché sono quarto, sono gli altri che sono andati troppo forte, però quindi il punto di partenza è buono, secondo me questo è ancora un test per noi perché comunque abbiamo fatto pochissimi chilometri su questa moto, però il punto di partenza è tanta roba. Allora, una 24 ore ricca di colpi di scena, lo sapete, Yamaha, Kanika è caduto, ha vinto Cert, però per voi mi sembra comunque una buona apertura stagionale. No, per noi è sicuramente positivo, soprattutto perché il team arriva da una stagione scorsa abbastanza travagliata, c'è stato un cambio di proprietà del team da francesi ai giapponesi e sono tutti molto contenti. Con un pochino di fortuna in più potevamo sperare nel podio perché abbiamo avuto un problema al collettore di scarico che ci hanno fatto perdere 8-9 giri, però assolutamente super positivo, in qualifica siamo stati veloci, potevo essere ancora più veloce perché ancora comunque c'è un po' di lavoro da fare, però molto 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 contento. E poi in realtà quest'annata 2024 per Cristian Gamarino, sì, il mondiale endurance ufficiale, ma c'è una sfida che è un po' il sogno di tanti piloti, che è la 8 ore di Suzuka. Stava pensando dove lo va andare a parare questo, e invece poi si è illuminato, perché dai, è veramente forse la gara più importante a livello endurance, anzi tolgo il forse, le case giapponesi per loro è senza dubbio la gara più importante. Ecco, come stai vivendo questa vigilia? È vero, mancano ancora un po' di mesi, però immagino che sia anche per la tua carriera un bel coronamento, no? Andare a mettere la spunta su ho fatto anche l'autore di Suzuka. Sì, l'autore di Suzuka è una gara che penso tutti i piloti sognano di fare, perché comunque non solo per il mondiale endurance ma in generale è una delle gare come evento più importante. Ho parlato l'anno scorso con Bagnaia e mi ha detto mi piacerebbe venire con Ducati l'autore di Suzuka, quindi per farti capire comunque l'importanza della cosa. E sono carico, sono curiosissimo perché tutti me ne hanno parlato, mi hanno detto tutti che c'è un caldo della Madonna, quindi si fa fatica. E andrò a fare i test a giugno perché ho chiesto al team di andare a fare i test, abbiamo la moto in Giappone, quindi arriverò già lì un po' più preparato sicuramente, almeno conoscerò la pista. E sì, sono curiosissimo, non so, vi racconterò dopo. Adesso. Anche perché, insomma, Suzuka è una pista ostica, c'è come dicevi un caldo ma più che altro un'umidità terrificante, tantissimo pubblico e poi si corre da kawasakisti in casa di Honda, quindi no, è veramente un appuntamento sotto tanti punti di vista importante. Sì, è importantissimo perché ovviamente essendo poi in un team giapponese è super sentita, infatti già adesso stiamo organizzando per Suzuka, in mezzo c'è ancora l'8 ore di Spa, però già siamo proiettati lì e quindi dico, sono curiosissimo, so che avremo tantissima gente nel box a lavorare in più,
ci saranno gli uomini di Kawasaki, quindi cioè, sarà, se già alle mani avevamo responsabilità e un po' di pressione, lì alziamo il livello. Lì si alzerà veramente il livello. Allora in bocca al lupo a Cristian Avarino, va bene per la Pirelli 1000 ma per il Mondiale Endurance e per l'appuntamento dell'anno che sarà l'autore Suzuki. In bocca al lupo, Cri. Crepi il lupo, grazie mille, ciao ragazzi.